ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi gioco nuovo, gioco diverso. Ebbene sì, siamo per la prima volta anche sul canale YouTube, qua su Dislike. Un gioco che io personalmente non volevo provare perché mi compariva troppe pubblicità ovunque. Avevo fatto la pre-registrazione ma non volevo provarlo, ma mi avete costretta voi in live sul sito Viola. E quindi abbiamo fatto appunto una first try in live, poi abbiamo appunto fatto altre live e niente, sono adesso a livello appunto 39. Ho detto ma sì dai, portiamo anche un video su YouTube, facciamo un po' vedere i PG del mio account, facciamo due chiacchiere su questo gioco che è estremamente carino. E niente, volevo appunto magari consigliarlo a chi di voi ancora non l'aveva appunto avuto modo di provare, perché è un gioco che racchiude tutte le meccaniche solite dei giochi gacha ma in una chiave diversa, che comunque lo distingue dagli altri. Nonostante i meccanismi alla base siano sempre i soliti che siamo abituati a vedere in tutti i giochi, hanno un qualcosa di addicting che mi ha veramente conquistata, e sono giorni che appena mi sveglio la prima cosa che faccio è loggare su Dislike. Questa è la schermata della home del gioco. Ci troviamo in una specie di metropoli futuristica in cui il centro di tutto questo universo è la musica, e il gioco è in verticale. La cosa non mi fa impazzire perché preferisco sinceramente i giochi orizzontali, li trovo più giocabili anche per la questione che si giocano mobile, però vi dico, questo trova il suo perché. Non è il massimo per chi fa il video su YouTube o per chi streama, però vi assicuro che comunque ci ho trovato anche qualcosa di positivo in questa schermata. È un'altra caratteristica per un po' differenziarlo più o meno almeno dai giochi che io personalmente gioco di solito. Comunque allora, il gioco è il classico gioco gacha, avete un pool di personaggi di tantissimi tipi, ma la bellezza di questo gioco è che gli artwork sono molto particolari, e la caratteristica che me li fa adorare tantissimo è il fatto che i personaggi in questione in qualche modo riprendano caratteristiche e nome da divinità di tutti i vari pantheon differenti. Troviamo personaggi che derivano dalla mitologia norrena, altri direttamente dalla mitologia egizia, altri ancora dalla mitologia greca e così via. E è veramente particolare per questo. Questi sono i personaggi che ho trovato io, c'è qualche 5 stelle anche, quindi ho anche sculato qualcosa. Alla fine di questo video vi lascio le sculate fatte in live, così potete vedere le pull che ho fatto in live, sono veramente poche in realtà rispetto a quelle che ho fatto off live, e se non sbaglio tutti i PG che ho pullato li ho trovati tutti off live, quelli veramente validi. Quindi manco da dire che ho il content pronto, magari l'avessi avuto, però vi assicuro gli artwork sono molto belli, sono molto molto belli. Poi se vorrete dei video appositi per quanto riguarda build e cose varie, appena sono un attimino più skillata in materia sarò contenta anche di portarvi quel contenuto lì. Quindi ovviamente voi fatemelo sapere, fatemi sapere se l'avete scaricato, chi avete pullato, se avete qualche 5 stelle rotto. Per esempio io la signorina in questione l'ho trovata oggi in live, oggi proprio, prima di registrare questo video. Infatti alla fine del video probabilmente ci sarà la clip della mia reaction, che è tutto un programma, no, ma non vi spoilerò, ve la vedrete dopo. In basso nella schermata base troviamo le 5 macro sezioni di questo gioco. La sezione amici, dove appunto aggiungete gli amici, vi scambiate la ricompensa giornaliera, c'è uno shop apposito in cui potete comprare la resistenza, che è l'energia di questo gioco, se no potete comprare anche altre cose. La sezione esper, che è quella che vi ho già mostrato, che vi rappresenta il pool di tutti i personaggi che voi possedete, con dinamica per quanto riguarda le loro skill, i loro reliquie, di cui parleremo magari in un video apposito perché non ne ho parlato prima inquadrandoveli, ma i potenziali hanno delle specifiche build, come potete vedere. Quindi anche questo è un discorso da affrontare, come buildare i singoli personaggi, c'è chi ha un ruolo d'attaccante, un ruolo difensore, eccetera eccetera. Poi c'è la sezione missioni, che è divisa in una serie di categorie che vanno a rappresentare delle vie da seguire, un programma proprio come si viene definito qua, di crescita, in cui voi fate delle missioni che man mano che sbloccate il passaggio successivo ottenete ricompense e sbloccate il percorso. C'è la fase base, la fase avanzata e quella esperta che ancora devo sbloccare. Oltre a questa troviamo altri tipi di missione che vanno a rappresentare altre meccaniche del gioco, come la promozione dei personaggi, se no i proto miracoli, che sono i dungeon di questo gioco. Poi oltre a questo abbiamo la sezione quest, che vi presenta le quest giornaliere. Io qui le ho già finite, man mano facendole sbloccherete sostanzialmente le box in alto, e ogni box ha una specifica ricompensa. E poi la sezione traguardi, che è la sezione del flex vera e propria, nella quale voi avete appunto crescita, viaggio, diario e storia, che sono tutte le missioni che dovete svolgere. C'è anche il conteggio ad ogni missione di quante ne ho fatte, e alcune sono abbastanza avanti, altre sono ancora molto indietro. Poi abbiamo la sezione negozi, che racchiude tutti i negozi presenti nel gioco. Abbiamo il negozio dell'oro, che è un negozio che si resetta giornalmente, che contiene al suo interno materiale che noi possiamo comprare
tramite spesa di denaro del gioco, quello farmabile classico, l'oro. Poi abbiamo il negozio dell'amicizia, quello di cui vi parlavo, io ci ho shoppato tutto anche oggi. Il negozio del torneo, che è un negozio a parte, che ha una meccanica a parte, che se volete affronteremo in un prossimo video. Poi abbiamo il negozio del cubo, ulteriore meccanica del gioco, e il negozio del club, perché in questo gioco esiste un club, la famosa Gilda, che è l'ultima macro sezione di cui vi volevo parlare. Questa è la mia, che ho formato con i ragazzi che fanno parte della mia community sul sito Viola. La Gilda è piena, siamo belli attivi, stiamo raggiungendo il livello 3 e non vedo l'ora, perché a livello 3, come avete visto nel negozio, si sblocca un altro disco, che per chi è un neofita nel gioco, questi dischi rappresentano le pool, quindi sapete, gioco gacha, le pool sono una cosa che di solito ci attira di più. Nella schermata della home, gli altri importanti punti da tenere d'occhio sono la storia, che è il percorso che i nostri protagonisti dell'avventura affronteranno. Per ora i capitoli disponibili sono 12, in modalità normale e anche in modalità più complicata. Per ora gli devo battere il 12° della modalità normale, il 12.8, che è l'ultimissimo capitolo. Ci sono quasi, mi manca di livellare un paio di esper e ci sono quasi. Oltre alla modalità storia, vediamo anche la sezione piazza, che è lo shop dove si shop. Quindi quella, se voi siete persone che vogliono mantenersi free to play, non la guardate, tranne per una ricompensa giornaliera di 60 resistenze che fanno sempre sempre comodo. Poi abbiamo altre due sezioni importanti, la sezione prova e la sezione eco. La sezione prova ce la guardiamo dopo, quindi lanciamoci in quella eco in questo momento, che è quella vera e propria delle pool. Eccoci qua. Questo è come si presenta la schermata delle pool, con 20 di questi dischettini fatti a triangolo della triforza di Zelda dorati, potete poi evocare, se no con un giradischi, quello che vi ho fatto vedere, o se no anche con le gemme. E le gemme però non le ho toccate all'inizio gioco, perché penso che forse sia più utile, soprattutto a inizio gioco, sfruttarle per il farm. Anche perché un po' di personaggi comunque li ho trovati, se volete uno showcase maggiore sui miei personaggi poi fatemelo sapere, però io comunque un po' li ho trovati per ora, sono abbastanza contenta con i miei pool, quindi penso che per il momento utilizzerò, quando mi serviranno le gemme, principalmente per farmare. Questa è la sezione principale, il PT è di 120, voi partite da 120 fino ad arrivare alla pool numero 0, alla 0 uscirà 5 stelle. Per fortuna non ci sono mai dovuta arrivare, ho avuto anche abbastanza fortuna. Tutte dopo 15, 20, 30 pool mi è uscito sempre un 5 stelle, ne ho un totale di 4 al momento. Quindi diciamo che come sempre va un po' a fortuna, ma è il bello degli RNG di questa tipologia di giochi. E poi c'è la sezione portavigili, in cui voi accumulate i frammenti di alcuni personaggi che la maggior parte sono comunque pullabili, ma non tutti, in particolare Yeshua e Dahlia non sono pullabili, ma dovete ottenere i loro frammenti sfruttando la dimensione d'onde, che però è un meccanismo che diciamo entra in gioco quando avete già fatto i primi livelli, i primi passi, quindi non voglio mettervi troppo carico in questo momento, soprattutto se siete nuovi sul gioco o se non l'avete mai scaricato e state pensando di provarlo. Quindi se vorreste sapere tutte queste cose, io sarò ben felice di farvi ulteriori video. Ultima sezione che guardiamo nella schermata principale è la sezione prove. La sezione prove si divide in 5 sottosezioni, sono tutte meccaniche diverse del gioco. Partiamo dal proto miracolo rituale e il sonico, che sono due modalità che vi permettono nel primo di farmare le reliquie, che sono quelle che voi fate indossare ai vostri esper per potenziarli, attacco, difesa, critical damage, crit rate, eccetera eccetera, in base a quello che vi serve. Si distingue a sua volta in 3 sezioni: Crono, Apep e Fafnir. Poi appunto questi andranno analizzati nel dettaglio, bisogna farci dei team specifici, io utilizzo gli amici più forti o comunque sto iniziando a farmare adesso, perché comunque sì, sono al 39, ma il mio 39 è dovuto a un farm che non è proprio quello di ascendere i personaggi. Ho fatto delle vie alternative, mi sono dedicata a farmarmi i frammenti di quei due personaggi che vi ho detto sono craftabili e basta, e che non si possono pullare. Il proto miracolo sonico si basa su un altro meccanismo, è diviso in 4 sottosezioni e al suo interno contiene praticamente i 4 elementi disponibili in gioco. Praticamente farmando il domain corrispondente andrete poi di conseguenza a potenziare, a scendere i personaggi, che è una meccanica bella particolare di questo gioco che un po' le caratterizza dagli altri. Dopodiché andiamo a vederci il proto miracolo cubico. Il proto miracolo cubico è un altro meccanismo molto carino che si refrescia ogni tot giorni, anche questo è fatto sui livelli e il livello vi viene sottolineato in base al livello in cui siete voi. Vi è consigliato fare questo se avete più o meno nemici intorno a questo livello. Vi droppa queste ricompense che hanno uno shop apposito e che comunque contengono delle pool, delle reliquie e altre cosine interessanti.
Poi abbiamo la meccanica del proto miracolo infinito, che è una torre, che ancora non ho fatto quasi per niente, quindi vedrete che il livello è molto basso, che è una torre di 100 piani, che potete scalare, ogni piano vi dà una ricompensa, o quasi tutti i piani vi dà una bella ricompensa, e praticamente arrivando in cima otterrete Lucas, che è un PG a 5 stelle. Se selezionate la sezione ricompense qua in basso, eccovi qua il signorino Apollo Lucas, che potrete ottenere. Io non penso di essere in grado nemmeno di arrivare a metà per il momento, ma farò del mio meglio. E per ultima abbiamo la sezione dimensioni onde, che in questo momento vi dirà che non è disponibile, che è una sezione temporanea che si apre quando un vostro amico o voi stessi, farmando proto miracolo rituale e proto miracolo sonico, vi sbloccate un dungeon di un PG. E quello che vi permette appunto di sbloccare quei personaggi che vi ho detto che sono craftabili, come Dahlia e Yesua. Quindi per questo c'è o da avere molto fortuna o da tenere sempre d'occhio la chat, che in questi giorni è intasatissima di persone che cercano in tutti i modi di ottenere questi maledetti frammenti, me compresa. Dai, dammi l'epico, io sono qui per l'epico. Che non è questo. Oh, questo però mi piace. Questo mi piace perché lui è sbroccatissimo, quindi là, il suo power up, quello che è, buono. Questo, quindi questo è un comune che ci piace. Comune che ci piace, buono. Secondo, let's go. Comune, io trovo tutti i comuni. Ho già capito come va a finire qua. Oh, e questa? Jean, let's go. Tutti i comuni, io, ragazzi, io lascio 5 stelle per forza, quindi io tutti i comuni. Tocca shoppare. No, questo basta. Io questo non lo posso più vedere. Non posso. Via, basta, non lo voglio più vedere. Wow, lo skippavo subito. Bene. Ci siamo. E amen. Vai. Qua non me lo dà nemmeno a questo giro. Su. Oh. Chi sei? In nero. Mi sono beccata anch'io in nero. In nero è uscito. Adesso teniamo queste tre singole. Ieri mi è uscito Sander, appunto. Ora quindi non mi aspetto fondamentalmente niente. Sono a piti altissimo. No, vabbè, l'ho detto ora. No, vabbè! Io direi con questa prima infarinatura generale su Dislite siamo arrivati alla fine del video. Vi ringrazio per l'attenzione e per essere stati con me fino adesso. Se volete altri video non mancate di scrivermi nei commenti, che io amo recuperare le vostre opinioni. Se lo state giocando, chi avete pullato, qualsiasi cosa, fatemi sapere qui sotto, datemi un'impressione generale. Il gioco comunque è completamente gratis perché è un gioco mobile che c'è su Android, su Apple ed è in italiano, che è un valore aggiunto per chi comunque non mastica benissimo l'inglese, allo stesso modo di immergersi nell'avventura di chi magari invece è un po' più pratico con la lingua. Io vi ringrazio tantissimo per la compagnia, mi trovate in live tutti i giorni sul sito Viola dalle 15, escluso il sabato. Giochiamo a giochi gacha come appunto Dislite, Kukiran Kingdom, giochiamo a Genshin Impact e a tanti altri bei giochi, League of Legends e tanti altri. Non entro nel dettaglio perché se vi va passate che vi aspetto. Vi invito comunque a iscrivervi qui al canale per rimanere aggiornati. Ci vediamo anche su tutti gli altri social, Instagram, TikTok, mi trovate un po' ovunque, tanto avete tutti i link nella bio del canale. Grazie davvero per la compagnia e buon farm su Dislite, alla prossima. Prossima. Ciao!